TGSA di lunedì 2 maggio. Ladri svaligiano le poste di Pastena. Il furto sarebbe avvenuto tra il pomeriggio del 30 aprile e il 1 maggio, durante l'orario di chiusura del centro. I malviventi hanno disattivato l'impianto di allarme e videosorveglianza e si sono introdotti all'interno della sede, asportando vaglia postali e ticket pasto. I carabinieri indagano. Fabinho e Aurelio lanciano la Salernitana al quarto posto. Una grandissima Salernitana spinta da un pubblico straordinario torna al successo regolando il Como per 2-0, rimettendosi in zona playoff. I padroni di casa hanno regalato, soprattutto nei secondi 45 minuti, un calcio piacevole che ha esaltato i 6.000 tifosi presenti. Tenta di rubare gasolio all'interno dell'isola ecologica, arrestato un 23enne di San Cipriano Picentino. Si tratta di Roberto D'Elia, sorpreso poco dopo la mezzanotte da una pattuglia di carabinieri impegnata in servizi di controllo, mentre sottraeva gasolio al serbatoio dei compattatori per rifiuti all'interno dell'isola ecologica del comune Picentino. A Castellabate è approvata la realizzazione di un'isola ecologica. Lo scopo dell'amministrazione è quello di ottimare i costi di trasporto e massimizzare l'efficienza del sistema di raccolta. L'isola ecologica sorgerà su un'area di 3.100 metri quadri. Parcheggi in rosa. Forza Nuova propone l'iniziativa anche a Battipaglia, col fine di agevolare le mamme in dolce attesa che hanno difficoltà a reperire parcheggi liberi nei loro spostamenti in città. Forza Nuova Battipaglia propone di riservare loro delle aree sosta. L'iniziativa si basa esclusivamente sul senso civico dei cittadini. L'occupazione abusiva dei parcheggi rosa non prevede multe. Boom di visitatori alla Certosa di Padula. Poco meno di 20.000 turisti hanno visitato il complesso nel mese di aprile. L'ingresso è gratuito per tutti i cittadini appartenenti all'Unione Europea d'età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65, per i disabili e il loro familiare o accompagnatore, a particolari categorie di studenti ed insegnanti. Comunale Salerno venerdì smeriglio incontra gli elettori con Cirielli e Ferrazzano. Presso la sede del bar Moca a Salerno, il candidato al consiglio comunale terrà un incontro cui prenderanno parte il candidato sindaco della PDL e il presidente della provincia. La Nocerina non fa sconti. Al San Francesco ha battuto il Foligno 3-1. Alla prima uscita con la Serie B in tasca, i rossoneri non deludono le aspettative dei 5.000 tifosi al San Francesco. Il vantaggio siglato da Cavallaro sul calcio di rigore alla fine del primo tempo è stato il preludio della vittoria maturata però soltanto nel finale. Cuore Cavese batte la Juve Stada e torna a sperare. Gli Aquilotti si impongono 2-0 nel derby con la Juve Stada e sognano la salvezza. Diciano e Bernardo i gol che mantengono ancora in corsa i biancoblu per agganciare i play-out e giocarsi la permanenza in categoria negli spareggi. Alla quinta edizione del Rally Valdiano trionfa il pilota campano Rudy Graziano. Alla guida di un Abarth Grande Punto S2000, Rudy, originario di Palma Campana, conquista il primo posto. Alla seconda e terza posizione si sono classificati rispettivamente il ciociaro Tonino Di Cosimo e il siciliano Giuseppe Nucto. I Rock in Fabula al Capri Jazz. Con un repertorio ispirato agli anni 70, la formazione battipagliese alliterà i presenti al Capri Jazz Bar di Battipaglia mercoledì 4 maggio. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.